Domenica live, Niccolò Centioni, per colpa di mio padre non ho più nulla. Ospite di Barbara D'Urso nella puntata di Domenica live, in onda su Canale 5, è stato oggi Niccolò Centioni che ha raccontato la sua difficile situazione economica dopo aver lasciato la gestione dei soldi guadagnati con la serie I Cesarone a suo padre. Niccolò Centioni dei Cesaroni a Domenica live accusa il padre della sua difficile situazione economica. È stato ospite di Barbara D'Urso a Domenica live, Niccolò Centioni, l'attore parte del cast della serie televisiva I Cesaroni. Niccolò è giunto in studio, accompagnato dalla madre, e ha parlato della difficile situazione economica nella quale versa attualmente, attribuendone la colpa al padre. Ero piccolo, i miei soldi li amministrava mio padre, mi faceva spendere quello che volevo, ha dichiarato l'attore, che nelle puntate precedenti del programma aveva raccontato al pubblico di essere ormai lontano dal mondo televisivo e di essere andato a Londra a lavorare come lavapiatti. Ed è stato proprio a seguito di quelle dichiarazioni che in molti lo hanno attaccato anche molto duramente sui social network. Niccolò è stato danneggiato nella carriera da suo padre, era lui che gestiva i soldi che guadagnava lavorando, io non ho mai saputo nulla. Non si sa nemmeno dove sono finiti quei soldi. Non stiamo accusando il padre di appropriazione indebita. Però era lui che si occupava dei soldi. E quando ci siamo separati diceva a Niccolò di non rispondermi al telefono, ha affermato invece la madre del giovane. Appena diventato maggiorenne, Niccolò ha potuto disporre dei soli soldi rimasti tra tutti quelli guadagnati nella serie e ha acquistato una casa, chiedendo un mutuo. Mio padre si è fatto garante per quel mutuo ma non mi ha mai aiutato, neppure quando non avevo più i soldi. Non sono più riuscito a pagare il mutuo quindi non ho la casa. Mio padre la sta vendendo, ha dichiarato il ragazzo. La madre di Niccolò ha inoltre raccontato di essersi già rivolta ad un avvocato per cercare di risolvere la situazione, senza ottenere per il momento risposte. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.